Oh, guarda l'ispettorio! Come? Con Andrea sta, ma Andrea che è da solo? Ciao Mario. Ciao. Fondatore e ideatore della compagnia teatrale sammartinese, che proprio quest'anno compie 40 anni. Come ci si sente aver avviato un progetto così importante ed averlo portato avanti negli anni con successo e ritrovarsi a festeggiare insieme a tutti gli altri protagonisti di questa avventura il 40° anniversario? Come si sente? Logicamente all'inizio mai e poi mai avrei immaginato di durare così a lungo. 40 anni è mezza vita di un uomo, di quelli fortunati. Le emozioni sono tante, a pensare 40 anni di emozioni, vorrei citarne una per dare un esempio e per far capire che cos'è la compagnia teatrale sammartinese. Praticamente sono sicuro che più del 50% delle famiglie di San Martino hanno avuto un elemento che ha fatto parte della compagnia. Proprio esempio, con la compagnia sono nate delle famiglie, si sono fidanzati, si sono sposati e adesso magari ci stanno i figli o le figlie che recitano nella compagnia, quindi questa già è una grandissima emozione. Quindi Mario, nel corso di questi 40 anni molte persone hanno dato un contributo alla compagnia teatrale sammartinese per farla crescere e per portarla dove è ora, fondamentalmente. E quali parole spenderesti per queste persone? Ma guarda, io sono grato con tutte le persone che hanno fatto parte di questa famiglia. Non voglio fare nomi perché dimenticherei senz'altro qualcuno, ma tutte queste persone che hanno fatto parte della compagnia di San Martino sanno che io sono legato a loro e si riconoscono in questo progetto che è andato avanti per 40 anni e spero che vada avanti ancora per altri 40. Mario, qual è la prima opera teatrale che vi è venuta in mente su cui poter lavorare e quindi da poter portare sul palcoscenico, così proprio come debutto di questo progetto? Guarda, la prima opera che ci è venuta in mente, perché logicamente di teatro non ci capivamo nulla, era Giulietta e Romeo. Giulietta e Romeo è un'opera dove servono 30 personaggi e ci sono circa 15 cambi scena, quindi non capivamo niente di teatro e poi dopo, fortunatamente, dopo 2 mesi abbiamo capito che non era per noi e abbiamo iniziato con la locandiera che ci ha dato il là a questi 40 anni. E quest'anno, appunto essendo il 40° anniversario, la replicheremo. Uno dei maggiori segreti del successo di qualsiasi progetto o attività nella vita è la capacità di rinnovarsi sempre, di stare un po' al passo con i tempi e di dare qualcosa di nuovo, di stimolante. E pensi che l'innovazione abbia contribuito molto in questa vostra longevità e in che misura e in che cose vi siete rinnovati? Sì, beh, la rinnovazione è il pepe di tutte le cose, perché rinnovarsi significa dare nuova linfa, nuovo spirito, nuova forza a tutti i componenti della compagnia e quindi quando questi hanno questa forza, questa volontà, vengono più attratti a fare una commedia. Infatti l'ultimo rinnovo ambizioso è stato il musical. Abbiamo iniziato con Francesco, te devi pensare che eravamo tra attori, cantanti, ballerini, truccatori, tecnici, circa 60 persone, che è stato fatto davanti al sagrato della nostra bellissima abbazia, che solo quel monumento è una scenografia bellissima, impressionante, e appunto abbiamo iniziato con un musical e stiamo ripartendo, purtroppo dopo questi 2 anni di pandemia, con un altro musico che sarà Quanto sei bella Roma, tratto dal Marchese del Grillo, dove ci saranno tutte le più belle canzoni romanesche, tutte le più belle poesie romanesche di tutti i poeti nel cuore del Marchese del Grillo. Quindi Mario, se ho ben capito,
In questo momento voi state lavorando in contemporanea sia alla locandiera per il 40° anniversario che a questo progetto nuovo, che ormai avete già cavalcato con Francesco, che è un nuovo musical. Esatto. E questo è l'esempio di prima, il rinnovamento, rinnovamento. Quindi la locandiera che la prima volta fatta è stata nel 1982, quindi il prossimo anno 2022 è il 40° anniversario della locandiera, anche se l'abbiamo fatta un'altra volta 20 anni fa. E poi il musical, appunto, con Forza e Quanto sei bella Roma, tratto dal Marchese del Grillo. E speriamo di fare tutto questo in estate. La locandiera per festeggiare il passato e il musical per guardare verso il futuro. Esatto. Buon lavoro e Grazie. complimenti.